Questa è precisamente la mia reazione nel malaugurato caso in cui qualcuno decida di tradirmi così, che si tolga così dagli iscritti, così proprio senza dirmi niente, praticamente a tradimento. Ecco, diciamo che in quel caso mi arrabbierei parecchio, ecco, eh? Mi sentirei proprio come un orso arrabbiato. Diego Dabber 21, salve a tutti. In questo nuovo video interpreterò il mitico Orso Bug, per la verità un suo sosia, vedrete poi perché, esatto. In Bug Elliott della Sony Pictures Animation, nel terzo capitolo del 2010. Spero che questo video vi piaccia. Un ciribil ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dabber 21. Dub is the world è il mio motto. Buona visione a tutti. Spero che il video vi piaccia, perché si va a incominciare. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Tutti per me! Ehi, Bug, mi aiuteresti a scavare? Puoi aiutarmi a staccare mia moglie dal pino? Mi dai una mano con le ghiande? Dovevamo segnare il territorio. Aspettate! Il nostro habitat! Ehi, Bug, mi Credi che papà e lo zio Bug si perdoneranno mai? Che succederà se non lo fanno? Basta! 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 Non sono il vostro servitore! Sono il re della giungla! Beh, tecnicamente il leone è il re della giungla. E questa è la foresta. La giungla è più fitta e più calda. Cervo! Oh, che c'è? Io viaggio. E va bene! Io allora sono il re della foresta! Comunque sia, le cose devono cambiare qui! Tu, vammi a prendere tante buone bacche mature e voi due, trovatemi una bella cascata dove mi possa rinfrescare! E tu, Toily! Riley! Ma lo stesso! Tu e i tuoi ragazzi costruitemi un bel letto comodo su quella collina! Forse vuoi dire nella tua caverna? Oh! Sì! Nella mia caverna! Muovetevi! Meglio fare come dice, è andato fuori di zucca! Ha perso la ragione! Sarà lo stress! O il virus dell'orso pazzo! Forse il virus del cervo scimunito! Davvero? Gira questo virus! Forse abbiamo dato troppo per scontata la sua disponibilità! Oh, ciao ciao ragazze! Da quanto tempo siete lì? Siamo appena arrivate. Quello che cos'è? Una specie di tic nervoso? Nervoso? Chi è nervoso? Che volete, ragazze? Volevamo solo dirti... Siamo contente che sei tornato, ciao! Ehi, forse Bug sta cambiando, no? Non è questo. Ma noi cambiamo sempre, vero? Qua, qua, qua. Proprio ieri Danny diceva che gli piaceva il foie gras. Poi gli ho detto cos'è e non riesce più a dormire. Potete cercare nostra madre? Vi prego, vi sarò molto grata. Ok, ok, vi daremo un'ala, ma solo perché siete così trebel. Grazie, Serge! Siete fortissimi! Danny, senti la mia coda! E dunque, questo era il mio doppiaggio di Bug. In realtà, Doug...
dal film d'animazione della Sony Pictures Animation Bug Elliott nel terzo capitolo del 2010. Spero che questo video vi sia piaciuto. Un cerbil ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dabber 21. Dub is the world è il mio motto e ci vediamo presto con tantissimi nuovi video. Ciao, fate i bravi e statemi bene. Non fate scherzi, anche se si sta avvicinando il 1° aprile. Tutti per me! Ehi, Bug, mi aiuteresti a scavare? Vuoi aiutarmi a staccare mia moglie dal pino? Mi dai una mano con le piante? Dovevamo segnare il territorio. Aspettate! È il nostro habitat! Ehi, Bug, mi aiuteresti a scavare? Credi che papà e lo zio Bug si perdoneranno mai? Che succederà se non lo fanno? Credi che papà e lo zio Bug si perdoneranno mai? Che succederà se non lo fanno? Basta! 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 Non sono il vostro servitore! Sono il re della giungla! Beh, tecnicamente il leone è il re della giungla. E questa è la foresta. Sono il re della giungla! Beh, tecnicamente il leone è il re della giungla. E questa è la foresta. La giungla è più fitta e più calda. Chiaro! Che c'è? Io viaggio. E va bene, e allora sono il re della foresta. Comunque sia, le cose devono cambiare qui. E va bene, e allora sono il re della foresta. Comunque sia, le cose devono cambiare qui. Tu, vammi a prendere tante buone bacche mature e voi due trovatevi una bella cascata dove vi possa rinfrescare. E tu, Doily! Riley! Fa lo stesso! Tu e i tuoi ragazzi costruitevi un bel letto comodo su quella collina. E tu, Doily! Riley! Fa lo stesso! Tu e i tuoi ragazzi costruitevi un bel letto comodo su quella collina! Forse vuoi dire nella tua caverna. Oh, sì! Nella mia caverna! E tu, Doily! Riley! Fa lo stesso! Tu e i tuoi ragazzi costruitevi un bel letto comodo su quella collina! Forse vuoi dire nella tua caverna. Oh, sì! Nella mia caverna! Muovetevi! E io fare come dice, è andato fuori di zucca! Muovetevi! E io fare come dice, è andato fuori di zucca! Ha perso la ragione. Oui. Sarà lo stress. O il virus dell'orso pazzo. Forse il virus del cervo scimunito. Davvero? Gira questo virus! Forse abbiamo dato troppo per scontata la sua disponibilità. Ha perso la ragione. Oui. Sarà lo stress. O il virus dell'orso pazzo. Forse il virus del cervo scimunito. Davvero? Gira questo virus! Forse abbiamo dato troppo per scontata la sua disponibilità. Ciao ragazze, da quanto tempo siete lì? Siamo appena arrivate. Ciao ragazze, da quanto tempo siete lì? Siamo appena arrivate. Quello che cos'è? Una specie di tic nervoso? Nervoso? Chi è nervoso? Che volete ragazze? Volevamo solo dirti... Siamo contente che sei tornato, ciao! Ehi, forse Bug sta cambiando, no? Non è questo. Ma noi cambiamo sempre, è vero? Qua, qua, qua. Proprio ieri Danny diceva che gli piaceva il foie gras. Poi gli ho detto cos'è e non riesce più a dormire. Sei vuoi. Potete cercare nostra madre? Vi prego, vi sarò molto grata. Ok, ok, vi daremo un allarme, ma solo perché siete così trebel. Grazie, Serge! Siete fortissimi! Ehi, senti la mia coda! Ok, ok, vi daremo un allarme, ma solo perché siete così trebel. Grazie, Serge! Siete fortissimi! Ehi, senti la mia coda! Lo so, probabilmente avrete visto questa scena e sarete stati tipo "What?". Non preoccupatevi, adesso vi spiego tutto quanto con calma. La trama del terzo Bug Elliott è questa. Siamo agli inizi di primavera.
Bug si risveglia dal letargo, bello pimpante con Iggy Pop in sottofondo. I'm a real wild one, wild one. Bellissima quella. Perché bello pimpante? Perché si sta avvicinando l'annuale gita tra ragazzi che organizza con i suoi amigos. C'è solo un piccolo problema. Nessuno di loro può venire. Hanno tutti i loro impegni, le loro priorità. Se ve lo state chiedendo, sì, anche Elliot. Dopo il matrimonio con Giselle alla fine del precedente si è dato da fare, eh? Sai, sono le responsabilità di un padre, per le quali non sembra essere minimamente pronto. Insomma, sta gita tra ragazzi salta e quindi Boog decide praticamente di partire tutto da solo, in compagnia del suo inseparabile orsacchiotto Dinkelman, e si ritrova praticamente in un circo russo, dove viene ingannato da un altro orso grizzly, Doug, convincendolo a scambiarsi le identità. E sia come voce, sia come aspetto fisico, si assomigliano come due gocce d'acqua. Sì, praticamente questo film è Il principe e il povero, ma con gli orsi. Doug è di natura piuttosto narcisista ed arrogante. E naturalmente, scambiandosi di posto con uno che non conosce e che non sa come è fatto praticamente il suo mondo e la sua gente, combinato con la già citata indole arrogante quando lo sommergono di richieste, il risultato è quello che avete visto in questa clip. Smatta e sbraita ordini a tutti, loro credendolo Boog pensano che sia praticamente impazzito, prima di rendersi conto che praticamente perché l'hanno un po' pressato. E poi c'è la scenetta particolarmente awkward, imbarazzante, con due pargolette di Elliot e Giselle, due queens come la loro madre, che vedendo il loro zio tra virgolette in quello stato se ne escono con un imbarazzato "siamo contente che tu sia tornato, ciao" e alzano i tacchi. Se non che già vederlo che si riaddrizzava un pelo che sporgeva con del fango gli ha già messo a loro due qualche bella pulce nell'orecchio. Già, chissà come mai. A me, a proposito, fa morire la scena dove scoprono che un impostore, dopo che li ha schiavizzati come se non ci fosse un domani, proprio like there's no tomorrow, lui, cioè Doug, cioè il finto Boog, diciamo, fa il gradasso dicendo "il vostro amico ormai è già lontano, sta tornando il circo in Russia". E anche qui parentesi comica con Elliot che non sa nemmeno che la Russia è un paese. Diciamo, fa tutto il gradasso dicendo voglio vedere come mi fermerete" o qualcosa del genere, non ricordo. Nella scena dopo, massacrato da tutti gli amici di Boog per costringere l'impostore a confessare dov'è. Una roba del genere, tipo, che mi ha fatto spaccare in due, anzi in tre per rimanere in tema. Diciamo che questo terzo capitolo, tutto sommato, non lo trovo niente male. Altro sviluppo del personaggio per i protagonisti e i personaggi di contorno. Boog in questo film trova l'amore, sì, con una certa Ursa, doppiata in italiano da, udite udite, la Queen Domitilla d'Amico. E inoltre ritornano i cani domestici presenti anche nel capitolo precedente. Particolarmente Fifi, il barboncino che nel film precedente aveva il ruolo da antagonista per via del suo astio verso le creature della foresta, qui invece sembra averlo superato, si è praticamente redento, anche grazie a dei tranquillanti o qualcosa del genere, ma sembrerebbe che la lezione del precedente gli sia servita a qualcosa, meno male. Sempre divertente, sempre un po' nevrotico, ma almeno adesso sta dalla parte dei buoni. Aiuta persino gli animali della foresta a recuperare Boog durante il climax, cioè vorrei dire un bel cambiamento, siccome nel primo film della saga in cui è comparso non li poteva praticamente vedere, li odiava a morte, li voleva vedere tutti morti. Diciamo, è stato bello per me vederlo. E poi c'è anche il finale dove tutti quanti si riconciliano, che hanno imparato che non bisogna mettere da parte gli amici solo per le fidanzatine o mogli, roba che dovrebbe imparare certa gente che ho visto, non faccio nomi. E finalmente
fanno quello che Bug voleva fare fin dall'inizio del film, e cioè gita tra ragazzi, consolidando il loro legame e con il ritorno di I'm a real wild one, wild one, wild one, da, 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 quella lì bellissima. Ah, i magici anni 80. In conclusione, ragazzi, Bug Elliott 3 ci sta. Sempre meglio del prossimo, quello del Lupo Mannaro. Quello con i personaggi flanderizzati al massimo, soprattutto Elliot. Avete presente che nel quinto L'Era Glaciale, orrido sotto tutti i punti di vista, Eddie quasi lecca una... Ebbene, in quel film Elliot la lecca davvero. Non guardatelo per il vostro bene. L'unica nota positiva è il ritorno di Shaw dal primo film come cattivo, ma poi basta. Shaw, avete presente il cacciatore quello tutto pazzo, no? E tramite dei flashback ritorna anche Beth, la ranger che aveva accudito Bug nel primo film, che nel resto della saga non pervenuta, no? Ton 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 ton. Direi l'unica nota di merito, il resto fa schifo. Per fortuna che questo non è come quel film. Meno male, questo si salva. Per tutti gli elementi che ho detto, quello che dovevo dire su questa clip l'ho già scritto nel commentary, perciò possiamo anche salutarci qui. That's all, folks. Al prossimo video, ciao, fate i bravi e statemi soprattutto bene. Ci vediamo ad aprile. Ciao, ciao ragazze. Da quanto tempo siete lì? Siamo appena arrivate. Busted! Torno a ripetere. Tu guarda a volte le coincidenze. È il terzo film di una saga ed è a tema circo. Come Madagascar 3. Ma il caso non esiste.